Buongiorno ragazzi, allora, iniziamo una nuova giornata, sono carico oggi, mi ha dato sprint il fatto che mi sta venendo questo affare qua e me lo sto configurando man mano. Allora, abbiamo in sospeso lui e lo specchio, che sono le cose che posso arrivare a preparare prima di finire, prima di aspettare i materiali, più la parete di là. Lui ha bisogno di essere assemblato, dipinto e rivestito. Ieri ho stampato questi pezzi qua, che sono praticamente quelle che ieri ho chiamato in maniera erronea coulisse, che servono semplicemente a non far vedere il foro per così nell'imbotto che c'è. Manca la striscia dietro, ma poi l'assembliamo. Obiettivo di oggi. Allora, facciamo un po' di ordine. Non dico finire, però portare avanti questo. L'obiettivo di oggi su questo è messo così. Mi piacerebbe assemblarlo, dagli una prima verniciata che va fatta per forza in due pezzi se voglio verniciare dentro, quindi gli va fatta prima una verniciatura, darò una verniciatura molto brutale perché mi serve creare l'ombra dentro, non è che mi serva che venga preciso. Recuperare l'alluminio da mettere sopra sperando che la plastica me lo tagli almeno a misura per stare sul furgone, così poi da poter tagliarle sopra, fresare i vassoi e vedere cosa fare. E questo è uno, primo obiettivo, già che vado alla plastica vado anche al Tecnomat a prendere i pezzi che mi rimangono e adesso facciamo la lista della spesa. Però già che vado alla plasting, siccome potrei aver bisogno del plexi, cioè del plexi ce l'ho bisogno sicuramente da un centimetro, ma quella la misura ce l'ho solo alla fine una volta montato i mobili, quando la Sila mi dà i materiali. Ho bisogno forse del plexi dello specchio, perché il discorso è, se lo specchio si riesce a smantellare la cornice, tanto vale salvare lo specchio e non cercare di farlo tornare vetro. Che poi una volta tornato vetro ho bisogno di una pellicola. Se invece proprio non si riesce, ci imbarchiamo in quel lavoro lì. Però la priorità io la darei che si smonta e si conserva un vetro intero e lo si va a sostituire col plexias. Per cui lo vediamo subito stamattina prima che io vada alla plastic. Ma volevo fare prima l'ordine, cioè la lista della spesa, di cosa mi manca da comprare al Tecnomat per la parete di lì. Allora, qua mi mancavano una scatoletta di derivazione, forse anche un interruttore, una scatoletta di derivazione per sopra, 10x10 massimo, alta 40 perché si nasconde dietro là. Qui mi mancano tre placchette portafrutti, ok, e tre placchette di copertura, e va bene. Voglio ragionare su cosa mettere lì, perché vorrei farlo tutto 4box. Ho un bel po' di pezzi 4box che sono perfetti secondo me per questo genere di installazione. Per esempio, questa, la multipresa, quella con anche le prese USC, questa l'ideale è lì, dove c'è il banco per attaccare un po' tutto, perché posso attaccarci tutto. Ho in previsione di comprare anche il saldatore, quello portatile, che si connette con la USC, quindi è perfetta per essere messa lì. Questa la mettiamo qua e non ne parliamo più. Sta lì, occupa i suoi posti ed è a posto così. Là invece serve solo un asciucco e al massimo un'altra presa normale, ma io metterei anche solo un asciucco. E allora rimettiamo questa, così non abbiamo neanche da scegliere cosa, se un asciucco o non un asciucco, perché non so bene cosa andrà attaccato lì, quindi più varietà ho meglio è. E di fianco gli mettiamo, ne ho anche già una già spacchettata, e di fianco gli mettiamo un copritasto viticino, perfetto. E questo abbiamo qua e anche lui è fatto. Quella invece, quella lì ci va attaccata la stampante, quindi un asciucco, però ci potrebbe volere anche altro. Quindi lì, per non sapere né leggere né scrivere, possiamo fare due cose. Possiamo mettere o una di queste, che è come l'altra ma senza le prese USB, così di fatto è come avere tre prese di tipo diverso, tanto difficilmente andranno due sciuccoli, cioè anzi mai, perché sennò dovrei portare la scatoletta da 4, ma ci pensiamo un domani. Oppure posso fare un'altra di quelle multi che non mi vincola qualcosa, con una presa USB, con due prese USB. Voto per questa perché qua difficilmente mi serviranno delle prese USB, tanto è tutto dietro a stampante. Quello è generico, quello perfetto, quello lì invece rimane così. In realtà per qua, dato che c'è anche la presa di rete, ma la presa di rete non me ne faccio assolutamente niente, però sarebbe comunque bene salvarla. Ma se lì mi desse problemi la profondità della,
dell'asciugo, cosa che non dovrebbe perché il mobile sotto in realtà l'ho fatto fare 47, non 50. Io ho anche questa che è una gran figata. L'unico difetto è che è nera, però è dietro il mobile, non la vede nessuno. Che è questa? Questa presa qua, sempre 4box, che è fatta così. Si chiama Hide, nasconde praticamente dentro. Vuol dire che se io si nasconde bene da non riuscire ad aprirla. Ecco. In pratica è una placchetta liscia con lo spazio per far uscire il cavo e dentro c'è un asciugo. Quindi l'asciugo rimane completamente annegata dentro e va benissimo dentro quella scatoletta lì. Se dovessi avere problemi posso anche mettere questa, fa niente che è nera. Di altro invece quello che mi serve, abbiamo detto che lì preferisco avere più prese, non l'interruttore, e se metto la mensola e se metto i led l'accensione è sotto mensola, così non ci pensiamo più, o magari domotica, vabbè, comunque l'accensione non è sicuramente lì interruttore. Questo qua, il deviatore della merda, perché devia solo sua sorella, cioè nel senso accende di là, questo va derivato da qua. Ok, cioè derivato, va collegato a qua e quindi ci vuole un interruttore, non un deviatore, però non è la serie. Che serie è questa? È sempre BTCino, ma è BTCino quella schifo merda, non è la Living. E forse ce l'ho, vediamo. Io poi capire quali sono deviatori, quali sono interruttori, faccio sempre fatica. No, no, questo qua è un pulsante. Questo. Buh. Io ho sempre dei problemi a capirli questi qua. Dio, quanta fogna. Ho sempre questo della 4box che funziona per tutto, deviatore, interruttore, cippalipa, va bene per tutto. Deviatore, allora questo qua è un deviatore, ma si può usare un deviatore come un interruttore? Perché se si può usare un deviatore come un interruttore, non tolgo neanche quello, lo ricablo direttamente e basta. E poi al massimo o lo uso come deviatore e arrivo all'altro, così metto anche l'altro deviatore qua. Così qua mi compaiono due pulsanti, un deviatore qua, ce n'è uno qua che accende quello e uno lì che accende questa, aggiungo il secondo e ok. Lasciamo il deviatore e useremo l'altro deviatore. Ma ce l'ho o non ce l'ho l'altro deviatore? Vabbè, tanto questo qua lo... Se un pulsante, va bene. Ok, la stanza lo vediamo più avanti. Per questa adesso è la lista della spesa. Quindi le prese ce le ho tutte, mi mancano solo tre portafrutti da tre e tre placchette. E qua la parete ce l'abbiamo, la lista della spesa. Poi, altra lista della spesa. Allora, io il fondo lì avrei quasi deciso di riverniciare tutto questo imbotto qua di smalto bianco, non murario ma smalto. Lì dietro non mettere un pannello, anche perché voglio metterci una cosa attrezzata, quindi di smalto bianco e non murario che si sporca. Però mentre lo sto dicendo sto già pensando che sia una stronzata, perché ne ho tantissimo di colore da muro, di smalto non ne ho, potrei fare tutto con la resina. O se no lo si fa col grigino. Questa non è una brutta idea, perché ce l'ho. Ho lo smalto grigio che è sostanzialmente questo. Vedete, c'è una differenza al bianco. E quindi si fa grigina, così viene tutta grigia, nera e alluminio. Ok, andata. Facciamo il grigino lì. Ne ho di due tipi. Ho qua un blocco di smalto grigio che è avanzato da chi non ha ridipinto questa parte del capannone. Me l'ha mollato qua e quindi usiamo quello, non sto a comprare altra roba, anche perché i conti di quella stanza lì stanno salendo. Che altro mi manca da identificare? Capire se plexiglass
dispecchiamo lo specchio. Apro lo specchio e gli do un'occhiata se si può aprire la cornice, dai. Ecco, allora. Questo è lo specchio. La cornice è molto bella sul fronte, molto bella, roba Ikea. È bella sul fronte perché è praticamente una non cornice, però è tutto specchio. Se io questo lo porto a vetro o vado a sostituire comunque lo specchio con un vetro, il problema è che dietro la cornice è spessa così e quindi si vedrebbe. Che però per una roba che vi faccio vedere dopo ci può anche stare, non è un problema. Alla fine la cornice sottile, per avere la cornice sottile così, con solo lo spazio così, la fa la Afele, la fa su misura e costa quanto una stampante 3D praticamente, quindi non valeva la pena. Ora, ci sono due strade, o meglio, ci sono due strade. C'è una cosa che mi piacerebbe capire, lo giro e vi faccio vedere. La cornice dietro è composta così, ha anche già lo spazio per le cerniere, per cui capite bene che pur essendo in alluminio ha i suoi vantaggi. Già vedo che non è apribile, perché questa non si apre, ok? L'hanno innestata, fissata e non c'è modo di aprirla. Posso provare con una clamp a allargarla, ok? Perché comunque dentro avrà semplicemente degli innesti in plastica, ma nì. Comunque adesso proviamo. Dietro di solito c'è una vernice protettiva e l'argento che crea lo specchio. Qui non hanno messo la vernice protettiva, ma c'è su una pellicola. Lo sento proprio che c'è una pellicola, per cui se incido la pellicola sicuramente si toglie. Se poi vado a togliere la vernice protettiva in qualche modo, l'argento in qualche modo, mi rimane comunque nella parte che è qua. Quindi la vera domanda è, perché devo pagare col banco? No, la vera domanda è, ma se io tolgo solo la pellicola e quindi mi rimane solo l'argento e lo retroillumino, cosa succede? Cioè fa tipo effetto InfiniBit? Non la rifrazione, fa tipo effetto che è specchio, vedo non vedo, ma quando è illuminato passa attraverso. Perché mi potrebbe anche andare bene così, anche se è uno specchio qua. Devo capire se provare ad aprirla, perché o sfondo lo specchio e quindi poi probabilmente riesco ad aprire la cornice e mi porto a casa 7 anni di sfiga, però mi rompe il cazzo sfondare lo specchio. Non lo so, con un caffè secondo me identifico la strada. Se risolvo quella prima lì, so come fare, che materiali prendere. Se diventa troppo lunga, rimando a dopo, tanto è un anno. Ok, mi avete confermato in 400 milioni mila che si può usare un deviatore come un interruttore, quindi farò semplicemente così. Comprerò un altro deviatore, serie Bitticino Matiz, mi avete detto che mi fa schifo. L'unica Bitticina che mi piace è la Living, quella vecchia, ma qui c'è la Matiz e non sto a cambiare tutto. Così questo al volo, se riusciamo, lo facciamo diventare un interruttore, così almeno si accende la luce. E poi, quando avrò tempo e voglia di arrampicarmi e fare le cose, quello lì, aggiungeremo lì un deviatore. Quindi avremo un deviatore lì e un deviatore più qua. E inizierò con Paolo. Io non ho capito perché tutti capite di elettricità e io invece ancora, porca, non lo imparo e non capisco niente. Allora, c'è un po' di casino, però mi serve tenere fuori tutto. Io direi una roba, facciamo una prova brutale ad aprire la cornice, perché la pellicola riesco a toglierla e riesco probabilmente anche a togliere riesco sicuramente a togliere anche la parte a specchio, perché ho tolto via un pezzettino di pellicola. Ora non riesco a farvelo vedere, però se io lo alzo e retroillumino dietro già si vede. Il problema è che c'è la pellicola anche dietro qua, quindi non riuscirei. Quindi se riesco a aprire la cornice poi posso scegliere, anche se poi al vetro andrebbe applicato a sua volta un'altra pellicola, quindi forse quello che conviene è sostituirlo. Però è mandatorio cercare di aprire questa cornice, ma sono sicuro che Bessey ci dà una mano. Probabilmente l'unica modifica che dovrò fare a questa ventola, aprendo qua,
e cambiare il filo, perché farò come ogni tanto fa Mattia. Perché mi metto a fare questi lavori? Perché? Allora, sono riuscito a togliere le due teste di qua e di là. Ovviamente io volevo aprirlo per così con i morsetti, ma lui era incastrato nell'altro senso e non ho un morsetto lungo così, nessuno ce l'ha. Sono riuscito senza rovinarlo neanche un po', ho piegato solo un po' questo, ma è solo l'incastro, non importa. Comunque il lato visibile è tutto safe, ma in realtà è safe anche l'altro. Ho dato forse una bottarellina lì, ma chi se ne frega, anche perché sull'interno ci sarà da fare un lavoro. Il problema cos'è? Non bastava la pellicola, non bastava il protettivo, ci voleva anche tutto il silicone. Quindi ora come ora il mio problema è qua. Allora, in realtà il vetro l'ho rotto, perché il vetro l'ho rotto. Per un pezzettino mi è partito via un angolino, quindi non dico 7 anni, ma un paio di mesi di sfiga li porto a casa. La pellicola si è un po' rovinata e non importa. La questione qual è? Lì c'è tutto il silicone, ho due strade. O taglio via per così aderente qua lo specchio e poi spezzo via tutto quello lì che rimane, lo tolgo lì a pezzi e mi tengo uno specchio un po' più stretto, che tanto non saprei neanche cosa farmene in questo spazio, specchio era giusto per non buttarlo. Oppure, facendomi aiutare da qualcuno, ed è la soluzione più intelligente secondo me, passo dentro qua un filino di nylon, sfrega di qua, sfrega di là, sfrega di là, sfrega di là, tagli il silicone e togli, ma non posso farlo da solo, devo farlo con qualcuno. Ma non ce ne frega niente adesso, volevamo solo vedere che la cornice si potesse togliere e di riffa di raffa la cornice si toglie. Quindi il plexi ha lo spessore giusto e si incastra qua, perché si incastra perfettamente. Guardate bene questa immagine qua che vi sto facendo vedere, vedete, questo è il fronte della cornice, si vede l'interno. Questo interno qua si vede per uno spessore, perché la cornice dentro è più spessa. Tenetevelo a mente, vi faccio vedere come ovviamo il problema. Prima prendiamo tutte queste robe qua e andiamo a vedere qual è il più simile a il vetro della bambù. Andiamo a vedere subito qual è il più simile, così poi troviamo il codice e facciamo tagliare anche questo. Allora, ecco la nostra bellissima bambù. Vedete che anche questo le fa in sci? Cioè c'ha il nero, quindi il culo vuole che noi replicheremo esattamente la stessa cosa proporzionalmente su questa. Magari non saranno le proporzioni esatte, però chi se ne frega, ci basterà mettere il plexias e dietro qua sulla cornice dove abbiamo visto che adesso c'è tutto silicone mettere il nero, e viene proprio lei, viene proprio questa roba qua. Ok, è diverso dall'alluminio, ma non posso fare un cazzo, non è che posso fare tutto preciso preciso. Ora pigliamo la mia bella sediolina e vediamo di cercare quello che assomiglia di più, che sicuramente non ci sarà. Ho già visto che non ho lo stesso punto luce, ecco, mi sembrano viola in video, no, non sono così viola in video, ci sono questi che sono un po' più caldi, questi che sono un po' più freddi, lui invece va sul giardino. Allora c'è quello molto molto chiaro, cazzo, ma in video cambiano totalmente, c'è questo che è praticamente quasi quasi trasparente, scurisce solo un po'. Cazzo, non c'è proprio quello col punto di verde, perché quello lì è più verdino. Ma era è questo alla fine? Perché se è questo, è lo stesso che ho usato per Anna, quindi... è solo... non so, ho bisogno di due mani per capire qual è. Non è proprio lui, però ci accontentiamo. Questo ha un puntino di verde, ma per forza è vetro, quindi, ma non metterò un vetro, perché è una menata rimettere la cornice, costa una badilata, metto uno plexi e basta. E soprattutto ci vuole molto meno avere il plexi, però direi che possiamo accontentarci, è lui, eccolo qua. Faccio una foto, prendo le misure e anche questa lista della spesa è fatta. Allora, ho la mia lista sia del brico che della plasting. Andiamo di capire quanti miliardi devo spendere, soprattutto la plasting. Spero di portare a casa già la Lubond, la Lucobond, Dubond, come cazzo volete, giusto. Perché quello che ho, l'esempio che ho qua io, questo, è quello grigio. Non è quello, cioè vedete che è un po' marezzato, non cangiantino. Esiste quello alluminio spazzolato. Vediamo quanto è aggressivo. Devo andare a vedere là il campione, non posso decidere qua.
poi torno e mettiamo assieme il sotto di quello. Secondo me, adesso non vorrei dire una stronzata, ma se mi consegnano i materiali mercoledì e io arrivo pronto a mercoledì che ho già fatto praticamente tutto ho già fatto, poi in realtà i due mobili da mettere assieme sono mezza giornata scarsa, sono già tagliati, sono già bordati, prendo, devo fare le dominate, fare la fresata per il fondo e siamo ancora a questo livello qua, eh. Quindi è anche possibile che si configuri tutto prima dell'1. Magari mancheranno le figate, ok, i ritocchini, però... Sì, però siamo a venerdì, che cazzo mi invento. Va bene, ci vediamo quando torno dalla plasting. Ok. Ah no, una cosa ve la dico. Domani la vorrei dedicare alla stampa 3D. Ho deciso che il sabato mi piacerebbe dedicarlo alla stampa 3D, perché la domenica ho sempre da progettare, almeno il sabato lo divido a stampa 3D. Da lunedì a venerdì laboratorio e show, sabato stampa 3D e domenica progettazione, preventivi, risposte alle mail, balle varie. Domenica però, a proposito di progettazione, preventivi e balle varie, ho anche questa incombenza qua. E siccome sono già a montare questo, porto il furgone e devo portare il computer nuovo a One Maker Mother, che gliel'ho messo tutto assieme, vado a ritirare anche il tavolo, che probabilmente verrà piazzato qua così, senza essere modificato, ma le modifiche le vedremo probabilmente poi. Poi il tavolo mi servirà a qualcuno, non tanto per il tavolo quanto per rimettere sul vetro, che è una lastra di 2 cm 90x180. Cosa vi ho detto? C'è qualcuno che mi porta sfiga ultimamente. Vado a prendere il materiale. Vediamo se buco una gomma. Ho anche un altro paio d'occhiali da sole. Sono stato alla plasting. Allora, il plexi del vetro me lo tagliano con calma, che tanto non ho il plexi dell'antina, non ho fretta. Mentre sono stati così gentili, sempre puntuali, di tagliarmi già la lasta di Alucobond. Ragazzi, Otal o di Bond, chiamatelo come volete. C'era il grigio, come quello che vi ho fatto vedere, che non è proprio simile all'alluminio bambù, e c'era lo spazzolato, che non è come quello bambù. Per staccarmi totalmente ma mantenere la linea, una costante, una variante, sempre alluminio ma spazzolato, che secondo me sta bene, ho preso lo spazzolato. Ecco, ho portato a casa un foglio da 3000x1500, quindi ne avanzerà un po', bisogna fare qualche lavoro con l'alluminio. O magari facciamo anche la mensola sopra. Vado al Tecnomat e rientro. Allora, ho comprato tutto quello che dovevo comprare e anche di più, ma sicuramente mancherà qualcosa. Anche di più, perché allora, questo non c'entra, è un altro lavoro. Anche di più perché ho preso, siete matrici della merda, un deviatore, come mi insegnate voi, deviatore 3, interruttore 2. Ho preso un interruttore perché ho cambiato idea, change my mind, voglio l'attivazione dei LED, non da sotto mensola, che poi devo comprare quel cazzo di cose là, quindi la metterò qua e poi quando avrò i LED avrò i LED. Tanto sulla mensola dopo facciamo un discorso, vuol dire che questa deve cambiare, però comunque ho anche l'asciucco singola con le prese USB, quindi userò quella. E poi ho preso il deviatore perché al momento istantaneamente metterò il bottone, il pulsante normale al posto del deviatore, e poi quando avrò voglia di fare tutto il lavoro del circolo, andare su e sbattermi, lo cambierò il deviatore, metterò il deviatore anche dall'altra parte. Ora, la Lucobond è una lastra gigante, non riesco a tirarla giù da solo, quindi non riesco a farvela vedere, però tra mezz'ora, oggi mi dovete ricordare di mettere fuori la carta, ragazzi. Tra mezz'ora arriva Paolone, che ha bisogno di un favore, e siccome lui ha bisogno di un favore, io gli chiedo un favore, se mi dà una mano a scaricare in cambio di un caffè. Pensavo un'altra cosa venendo qua. Allora, l'alluminio non è proprio così, che è uguale. Questo è un vecchio monitor Apple, che è spazzolato, e dopo ve lo faccio vedere. Però questo monitor, che sono tre monitor che ho davanti in questa stanza per me, in qualche modo ce lo ficchiamo. Allora, sposto lo specchio e facciamo un attimo il punto sulla mensola, perché è quella la cosa da fare per prima. Comunque prima ho detto una cazzata, non esiste al mondo che io finisca tutto per l'1, anche mi consegnasse il materiale lunedì, per dire la sila.
Sicuramente posso imbastire i mobili, sicuramente riesco a metterli il piano, se lo finisco, a metterli il piano con sulla stampante. Sicuramente posso aver dipinto la parete, fatto i collegamenti elettrici, ma di certo e di sicuro non riesco a fare l'armadio. L'armadio, se riesco, riesco a mettere sul cassone, ma mi sono dimenticato completamente tutta la parte di appoggio delle bobine, che è tutta particolare, e tutta la componente tecnodomotica che c'è nell'armadio, perché non è un armadio normale, quindi non esiste. Con calma arriviamo dove arriviamo e poi basta. Altra cosa, stavo pensando, in funzione anche del fatto che mi avanza tanto a Lucobond, di fare la mensola sopra, anche lei col sotto in alluminio. Così c'è alluminio, alluminio, tutti gli orizzontali sono alluminio, i verticali frontali sono neri, i verticali laterali sono grigi, e ci sta. Quello che non trovo, ve lo cercate da Tecnomod, sono le staffe, quelle nascoste, o meglio, quelle nascoste per infilare le mensole che hanno il foro passante. Passante, cosa c'entra passante? Che hanno il foro, non so se mi sono spiegato, quelle mensole che hanno il foro nello spessore. Non trovo quelle staffe lì, cioè, o meglio, le ho trovate le staffe cieche, ma finiscono dritte e hanno un fissio grande così, che va bene per il muro. Io ho bisogno di quelle con la placchetta e le due fissure. Ma non ho idea di come trovarli, perché in teoria ho materiale anche per fare la mensola, perché ho l'MDF anche per fare la mensola, perché oltre a questi, che mi serviranno anche per il progetto di settimana prossima comunque, mi serviranno, vabbè, poi dipende da cosa scegliete voi, da cosa votate voi l'uno. Io continuo a dire che ho materiale, ma dipende tutta la cosa, perché io ho recuperato materiale per uno dei tre progetti, convinto che voi voterete quello, vediamo se vi conosco bene. Dicevo, ho materiale, ma non trovo quelle staffe lì, per cui devo capire come si chiamano. Staffe cieche, ho visto che si chiamano, ma sono quelle appunto col perno. Magari Amazon ha qualcosa, dopo guardo. La mensola, vorrei bere un caffè ma aspetto Paolone. La mensola, che non è una mensola, ma il piano. Cosa mi manca? No, allora, cosa c'è da fare e cosa devo fare per arrivare a farlo? Bisogna, l'ordine per fare questa roba qua è bordare tutti questi pezzi qua, in modo che io possa dipingerli, questi pezzettini qua. Non vado, contrariamente a quello che ho detto, a prendere il bordo dalla sila uguale, perché dovrei fare un viaggio in più solo fino a San Giuliano, solamente per recuperare il bordo. Lo bordo bianco e poi lo dipingo col mio nero, che tanto è opaco pure il mio nero, perché è più opaco, è perfettamente simile a quello della sila. Quindi quelli vanno bordati, e vanno bordati singoli e poi stuccato le cose. Ma prima di dipingerlo, non posso chiuderlo per dipingerlo, perché devo dipingere il dentro. Quindi sto ragionando io a voce alta sull'ordine delle cose. Quindi è bordare i pezzi. No, ho detto già una cazzata. Primo, tagliare l'altro pezzo che c'è qua, che è l'alto rinforzo, come questo. Tagliarlo di qua. Fagli già i fori, perché tre fori, perché vada a muro. Perfetto. Poi bordare le cose, il fianco non ce ne frega assolutamente niente del fianco, perché tanto non si vedrà. Quando questi sono bordati, attaccare quelli al sotto, dare una dipingiuta dentro, solo dentro, senza troppi dettagli, poi incollare questo sopra e alla fine dare una dipingiuta anche a questo dentro, e poi alla fine dare una dipingiuta a tutto, ma soprattutto solo al fronte, perché poi il fianco non si vede e il sotto, sì, il sotto sì, il sotto si vede. I fianchi non si vedono e il top non si vedrà. Quindi di fatto va dipinto solamente qua, dentro, il fronte, sotto e qua e là. Va bene, lo si dipinge tutto e vaffanculo. Farò, come vi ho detto, una pittura sia a spruzzo ma senza neanche il fondo, cioè molto andante, perché tanto non si vede quasi niente. È solo per scurire, non lasciare l'MDF. È come se fosse un fake, non è un vero mobile fatto e finito. Prima di fare tutto questo però devo tagliare la Lucobond, perché mi devo marcare dove capita questa, in modo tale da io ripeterla anche con la Lucobond, sulla Lucobond, o addirittura usare quella prima di verniciarla con il cuscinetto a copiare, così viene proprio uguale, che secondo me forse è la questione più intelligente. Inizio a tagliare questa striscia e inizio magari a bordare le cose in attesa che arrivi Paolo, perché sì, sono i primi step. Però uno mi serve sicuramente come dima per la Lucobond. Allora, mentre ero qua che tagliavo i pezzi,
È arrivato lui, che mi ha dato la mano a scaricare il pannello. Però non so se state seguendo cosa sta facendo. Si è impastato. Impastato è la parola giusta, con un problemino di programmazione, vero? Un piccolo, piccolo problema. Allora, siccome ha visto, Mattia non è lì, non c'è un cazzo da fare, vediamo di fargli fare qualcosa di programmazione. Quindi gli darò una mano e vi farò vedere il lavoro, così mi potete fare altre mille domande di cui poi non capite le risposte, come tutte le volte. Mi sta dando l'occasione di fare una figura di merda anche come programmatore, in pratica, giusto? No, vediamo, ce la facciamo, dai. In realtà mi sta dando la possibilità di provare gli ESP32 che non ho provato e ne faremo largo uso in laboratorio. Quindi una notte di queste faremo questo lavoro qua. Non si sa quando, ma faremo questo lavoro. Non c'è problema. Dai. Allora, prima di farvi vedere il pannello, poi abbiamo scaricato quello grosso grosso, cioè ne ho veramente tantissimo. A me non c'è, è enorme sto foglio. E c'è un altro pezzo ancora sul furgone, ma potevo tirarlo giù da solo. Torniamo alla mensa. Intanto, al ripiano. Voi sempre sul pezzo, in 40 mi avete consigliato, mi avete fatto, dato il link per le staffe. Staffe per mensole flottanti. E chi cazzo mai se lo sarebbe immaginato? Ovviamente è roba che si trova su Amazon, non roba che trovo nei Brico o devo andare fino da Ferramenta Nobili, se non ce l'hanno, le prenderò su Amazon, ma ci vedrò poi. È il momento di bordare. Per fortuna non è granché, ma sta roba va bordata. E sapete quanto io adoro bordare. Ah, qualcuno mi ha chiesto se ho intenzione di bordare anche l'interno qua per far sì che venga uniforme. Ci piamo per il culo, non esageriamo. Ma io me lo ricordo la prima volta in vita mia che ho bordato e ho detto che figata, posso bordare, adesso è tipo una piaga, cioè una piagatura, non ne posso più. Comunque ho fatto giusto i pezzi che mi servivano i fronti, vi ripeto, sarà un lavoro alla buona in economia, tanto è tutto uno spreco pittura costosa per niente, ammesso io devo avere tutto per pitturare. Vediamo se riesco a farvi vedere il finto alluminio. Ovviamente, come vi ho detto, non è come quello della bambù, anzi questo qua risulta spazzolato, ha su due strati di protezione e tra un po' mettiamo a dura prova le frese Freud, perché la lama per alluminio va giù tranquilla. Sulle frese va provato e anche qua bisogna fare un discorso, però voglio prima portare avanti questo. Ora, quello che devo fare, e continuo a ripetere ossessivamente perché temo di sbagliare, è sdraiare il pannellone. Mettere su uno di questi e segnarmi dov'è l'ovale, perché tanto poi, per motivi che vi spiego dopo, devo comunque usare la mia guida aggiuntiva, non posso usare la fresa con l'ovale. Anzi, ve lo spiego adesso, così almeno risolvo la questione e ci rifletto su. Io potrei usare quella con anello a copiare. Perché? Allora, O faccio il taglio di massima e poi rifilo solo e quindi posso permettermi di appoggiare la fresa, va bene? La fresa scorre, è da pulire perché il cartongesso me l'ha incrostata tutta, quindi e scorre, però andrei totalmente in affondamento. Io non sono convinto che sia un buono fare, sarebbe meglio andare poco alla volta, per cui la strada è o mettere uno sopra l'altro e poi fare sto lavoro poco alla volta, un pezzettino alla volta, o usare quello a copiare. Cioè l'anello a copiare che ho montato ieri con la Dima. Così posso fare un affondo, nonostante il pannello sia solo 3 mm, così posso affondare poco alla volta. Ok? E che questo qua non va bene come Dima per l'anello a copiare, cioè l'alto. Preferisco usare la fresa piccolina, che è quella che ho montato, questa, che di fatto è una fresa integrale e quindi è un po' più taft, e usarla per fare così. Ma mi devo segnare almeno dov'è all'interno del foro, tanto poi lascio un po' di abbondanza e poi vado a rifilare anche il contorno, così poi posso montare questo e mentre questo qua gli ho dato la prima mano di verniciatura posso poi tagliare il pannello. Quindi mo lo sdraio, certo che anch'io stronzo potevo farmelo sdraiare insieme a Paolo, e lo taglio. Non ho un gran sfruttamento qua, eh. Allora io ho un altro pezzo, ragazzi, ho altri 50 cm così, questo è 1,50 per 2,50 m, io ho bisogno di 2 metri, quindi devo resegare via un pezzo così. Per forza, non è un gran sfruttamento, mi avanzano poi 50 cm. Allora, ho fatto un'aggiunta dell'ultimo minuto.
prima, per piazzare queste stecche qua alla distanza giusta una dell'altra, e devono essere tutte uguali perché ho una modulistica, e siccome la misura in mezzo deve essere 36, già dimenticata, per cui capite perché sto per fare quello che faccio, è 37,6 e 2. Allora, tralasciamo il 2 che ci serve di aria, i due decimi che ci servono di aria per andare avanti e indietro con i cassetti. 37,6, per piazzarlo perfettamente uguale mi faccio una dima. Prendo un pezzo di scarto, lo taglio a 37,6, così la prima è obbligata, appoggio la seconda, appoggio la seconda. Poi però, due di queste hanno bisogno di una modifica. Taglio questo e vi spiego che modifica. Allora, ho fatto il pezzo così almeno ho la dima. Prima di attaccarli, due di questi, adesso vediamo quali, vanno modificati. Vi ho detto che non faccio il taglio per il semplice motivo che è inutile. Ieri sera nell'ultima storia vi ho detto che ho pensato di non fare il taglio per infilare dentro il vassoietto. Tanto vale infilare dentro il vassoio appoggiato qua, fagli sporgere la linguetta che avrà una forma particolare per essere sfilato, ma va in appoggio, così non stiamo a aggiungere roba inutile ai tagli. Due di questi però, il taglio bisogna farglielo. Bisogna farglielo perché io ho pensato questo. Vediamo dove c'è il disegno. La frase "io ho pensato questo" suona proprio di merda. E comunque bisogna sistemare le luci qua. Io ho la stampante. Ora, quelli sotto, i cassetti qua, seguono una modalità per far cadere allineato questo qua all'altro, al montante sotto del mobile. Quindi non sono allineati alla stampante, anche la stampante si sposta. Siccome spesso va tolto il piatto della stampante, e nonostante io abbia realizzato la copertura sopra a cui voglio fare le cerniere, lo metto sopra, è molto più comodo sfilarlo del tutto, è molto più comodo toglierlo, il piatto sopra della stampante, il tetto della stampante, perché poi anche se sta su la stampante vibra, mica che quello viene giù. Non so mai dove appoggiarmelo, allora lo infilo qua. Purtroppo la modulistica non mi fa gioco qua, perché non riesco ad appoggiarlo intero, perché ho 37, il piatto della stampante è un po' più di 38. Per cui due di questi, bisogna capire quali, guardando il disegno, vanno tagliati. O meglio, gli va fatta la feritoia. Non so se il primo o questo qua. Devo andare a vedere il disegno, così prendo bene anche le misure del piatto, compreso lo spessore, ma devo andare a vedere bene il disegno del mobile finale, cioè di come era la disposizione, perché io ho rivisto la disposizione della stampante. È vero che poi la stampante tanto si muove, però almeno lo mettiamo quanto più possibile comodo da star lì. Allora, in layout finale la stampante l'ho messa praticamente circa quasi al centro dei due montanti, così che abbia una crociera dietro. Il ragionamento cos'è stato? Se la stampante sta in questa posizione, ok, così io riesco a farla stare praticamente al centro su una crociera dove è tutto più solido. Crociera parlo del sotto, non c'è il tamburato, quindi io lo farei qua, almeno poi tutti gli altri rimangono uguali, e non lo farei al centro, lo farei un po' più basso, non lo farei il taglio al centro che fa gara, lo farei più basso, tanto non ce ne sarà mai esigenza di metterne due, a meno che io non compri un altro top della stampante sopra, ma non ne vedo motivo. Questo qua, se non sbaglio, è 38,4, lì abbiamo 37,6, 38,4 meno 37,6 diviso 2 è il rientro. Ce l'ho l'aggancio, cioè ce l'ha abbastanza per stare morsicato, o devo aggiungere una L che mi rompe? 38,6, no, 38,4, vedi? 38,4 meno 37,6 uguale 8, diviso 2 fa 4. Sta proprio, sì, 4. Sta proprio appoggiato per 4, quindi lo farei così. Qui e qui facciamo le scanalature, non al centro, ma stiamo a una distanza da 3 mm. Lo facciamo col banco sega. Facciamo due passate di banco sega, che è 2,8, lo facciamo un po' di più così che scorra dentro facile, e lo facciamo scorrere dentro. Facciamo un bel po' di più, così almeno abbiamo il gioco per farlo scorrere dentro fino in fondo, tanto non ne frega niente nessuno. Perfetto, e questo c'è. Dietro non mi interessa che abbia uno stop,
lui va dentro, il sotto di questo dovrà essere argento, cioè dovrà essere esattamente come uno di questi, però di forma normale, quindi senza la linguetta che sporge e fisso su lì. Ci sono, posso mettere assieme il primo e vedere se dagli anche già una mano di pittura, non so neanche che ore sono. Per cui caffettino, riporto di là il vetro, io in realtà non vedo l'ora di tagliare questo, perché se riesco a lavorare anche queste cose di alluminio si apre tutta una nuova era. Ho anche una fresa fantastica per lavorare l'alluminio, questo genere di pannelli qua, non l'alluminio puro, ma questo genere di pannelli, in base a come decidiamo di fare la mensola potremmo usarla, perché è veramente bella quella, cioè fa delle cose ficcantissime. Allora, pronto a montare, vi faccio vedere una roba, mi è caduto l'occhio. Sono entrambi MDF, quello di sinistra è MDF di qualità, Sila, quello di destra è MDF Brico. Guardate che differenza, la densità di uno e la densità dell'altro. Anche sono diversi anche al piatto, eh? Non è solo una questione di colore, è proprio una questione di grandezza di pasta, di trucciolo. Questo però si riesce a laserare, questo no, quindi non ha tutti i difetti di questa terra. Lo monto! Ok, è assemblato, non è che cambi un cacchio da prima, però è assemblato. Questi li ho messi dalla Tyvon e poi due pin che sparano attraverso, tanto devono solo stare fermi il tempo di metterli sul tappo. Tre cose, di cui una abbastanza divertente, più o meno. Allora, Giulio mi dice, io avrei valutato di metterlo a destra della stampante e non a sinistra. La stampante mi ricordo che è qua al centro, perché l'usability è più comoda così, ragionissimo. Giulio ha perfettamente ragione, nel senso è molto più naturale togliere qualcosa e metterlo a destra che togliere qualcosa e metterlo a sinistra e andare contro col braccio. È una questione un po' di lana caprina, nel senso è un'obiezione sull'usability giusta, che però non è così importante in questo caso, perché la movimentazione è veramente minima e soprattutto ho preferito fare una scelta un po', diciamo, contro usability, esagerando, per non avere spezzati questi, quindi avere uno che parte in un modo e poi tutti gli altri uguali. Però, per amor di cronaca, l'obiezione, diciamo, la considerazione è giustissima. Io di questa cosa me ne sono accorta nella vecchia casa quando avevo il piano del forno, avevo tutto il forno a destra, quindi il piano del forno era solo a sinistra e tutte le volte che tiravi fuori qualcosa dal forno, nel mio caso esclusivamente pizza surgelata, la tiri fuori dal forno, non sai mai dove cazzo appoggiarla perché non è naturale. Questo però non vale per i mancini, perché chi usa la sinistra gli viene naturale appoggiare a sinistra, chi usa la destra gli viene naturale appoggiare a destra, proprio per non venirsi addosso, e questo è un po'. Invece, Tristudio mi scrive, ho paura che coi vassoi, avanti e indietro, rischino di strappare il bordo preincollato. Allora, Tristudio, l'obiezione non è cretinissima, cioè nel senso, ci sta, l'obiezione secondo me è anche abbastanza corretta, ma non devi avere paura. Primo, se è trattato bene il bordo, no. Ma secondo, io qua vado a verniciare e ti porto l'esempio di questo perché ti ho detto che te lo facevo vedere. Questa è una mensola fatta nel medesimo modo. C'è davanti il bordo preincollato e poi è stato verniciato. E no, fa più gioco così. Diventa un pezzo unico, cioè non c'è più separazione, se vedi. Rimane proprio tutto, cioè non c'è più modo di togliere il bordo brincollato, perché lo spessore della vernice fa il lavoro e quindi non rischi, non c'è proprio nessuna possibilità. Mentre abbiamo sforato, cioè siamo andati vicinissimo al rischio di una scrittina ma sei coglione, ma proprio vicinissimi. Off camera, perché mi sono accorto prima di montare,
Ho fatto i fori per il fissaggio a muro. Fissaggio a muro che, ripeto, non è a tenuta, è solo per tener conto, perché tanto questo scarica il peso qua, probabilmente anche al centro, ma soprattutto scarica per 80 cm e poi è fissato attraverso la libreria, quindi assolutamente nessun problema. Ho fatto i prefori, li ho fatti da 15, con l'idea poi di usare i tappini Festool. A proposito Festool, questi tappini va bene averli bianchi, va bene averli color mutanda e va benissimo averli oro, ma anche neri. Ho capito che sono pitturabili, ma non mi metto a pitturare tre tappini. Neri farebbero piacere. Quindi ho fatto 15, che ci sta perfettamente il tappino, se non voglio vedere la vite. Ho fatto un po' più di incasso per mettere la vite. E qualcuno ha preso le misure se ci passa la vite? Allora, per fortuna sono stato fortunato, riesco a inserirla, a farla girare un po' a mano e poi con la chiave a cricchetto mandarla dentro. Se no mi toccava scrivere, ma allora sei coglione, e scriverlo lì era difficile quanto infilare la vite, però è andata bene. Adesso in realtà potrei dipingerlo, guardo che ore sono. Allora, sono le 4, secondo me per dipingere questo e l'altro, la movimentazione, il fare la vernice, anche se per me per la prima passata, non la chiamo mano perché non dipingerò tutto, per la prima passata in realtà dei fatti mi basta una sola, secondo me mi ci vanno via 2 ore. Però almeno asciuga e poi domani, che ho detto che sarebbe stato di stampa 3D, ma vado avanti sto lavoro, dico che è di stampa 3D ma poi faccio un'eccezione, vanno via 2 ore, secondo me si può fare, posso anche mettermi a farlo, perché poi il giro della pittura com'è? Questo lo metto dentro così, dipingo un po' qua la bene meglio, dipingo un po' qua la bene meglio, qua dentro no, qua dentro giusto perché non si veda proprio attraverso che MDF, il fronte no, va girato, il sotto va fatto più o meno la bene meglio, perché tanto sotto è 90, ti devi sdraiare per terra. Questo qua invece ha bisogno, questo è il top, in realtà ha bisogno solamente una spruzzatina qua, giusto se non vogliamo far vedere da qua sotto, ma l'altezza è questa, per cui da lì sotto non si vede, possiamo anche proprio non farlo. Poi quello va preso, va montato su questo, va incollato, va stuccato e una volta stuccato va invece fatto tutto ciò che è il frontale e nient'altro, perché poi tanto gira in giro tutto intorno, sopra quello lì non gliene frega niente perché ci abbiamo sopra l'alluminio. Per cui si può fare, anche perché l'alternativa è andare di là non a fare collegamenti elettrici ma a dipingere prima il muro, quindi cercare la tinta tra queste qua, qual è quella che ho. Oppure fare i collegamenti elettrici li facciamo tutti assieme. Di sicuro non si taglia oggi l'alluminio, o sì, non lo so. Faccio un caffè mentre asciuga la colla e poi vediamo. Però secondo me sta venendo, ragazzi. Cioè, quando è qua, con quella forma, secondo me è qualcosa di interessante. Si può pensare che venga qualcosa di interessante. Speriamo. Mi faccio un caffè. Allora, leggero cambio di programma. No more black color, ragazzi, non ho più. O lo vado a ricomprare o non dipingiamo più niente di nero. Lo faccio fuori una tonnellata. Allora, dicevo, leggermente cambio di programma. Non avendo abbastanza colore per fare due, chiamiamole, messe in macchina, e quindi fare un pezzo, tirar fuori, stuccare, ho dipinto tutto, anche i bordi, direttamente ora. Poi lo metterò assieme, esattamente come gli altri che sono bordati singoli e poi messi assieme, si vedrà la separazione. Poco male, perché tanto sono uguali a tutti gli altri. Io ho fatto, e non sono riuscito a fare tutto fino in fondo. Allora, questo qua che è il top, ok, ovviamente dovete immaginarlo girato così, quindi lo spessore lì, tutto dato veramente alla brutta, senza fondo, per cui anche un po' nuvolato, vedete che sta asciugando, però non ce ne frega niente perché questo è dentro il cassetto, alto 6 cm, quando mai lo vediamo. Il bordo invece, che lo vediamo, un po' più di attenzione, dicevo, al bordo, e il bordo è venuto. E poi questo, dove ho preferito fare, che odore, tutto al sotto, che tanto non si vedrà mai perché considerate che questa altezza, quindi quando mai lo vedi sotto.
Il bordo invece è fatto come Dio comanda, che sta ancora asciugando, e gli interni li ho fatti tutti, perché questi era bene farli tutti, mica che sarebbe comparso qualcosa, però... Mamma che odore! Una verniciata veramente en passant, non un lavoro preciso come quello che ho fatto le altre volte sull'Infinibit e su questi qua, dove ho dedicato più attenzione, soprattutto alla polvere, perché tanto, sinceramente, poco mi frega, perché quasi non si vede niente. Ora, al di là dell'intossicamento, quelli sono untouchable fino a domani, quindi come siamo messi? Allora, abbiamo da fare questa, che se si facesse quei pezzi là asciutti sarebbe meglio, così da potergliela appoggiare sopra, ok? Sarebbe molto meglio così da andare precisi precisi. Questo da scollare, ho anche pensato oggi, parlando con Paolone, che o taglio il vetro, vai, ce la puoi fare, ok, o taglio il vetro, lo specchio qua e tutto ciò che c'è incollato lo strappo, oppure passo il filo da pesca, oppure provo a scaldarlo a vedere se si ammolla il silicone e riesco a toglierla, però è molto alto, perché è 180, quindi difficile scaldarlo e scollarlo tutto. Poi ci sarà, prima di mettere il plexico ordinato, da riuscire a togliere tutto questo silicone e mettere qua una fascia adesiva nera per replicare l'effetto del fronte della bambù che vi ho fatto vedere stamattina. Qua invece, oltre a tutto l'impianto elettrico, l'altro sto meritando di scambiare quella scatoletta con una da 4. Ho già il portafrutti, ho già la placchetta, ma non ho la scatoletta da cartongesso da 4, perché pensavo di mettere comunque questa, che mi dà un bel po' più di prese, e il bottone per il LED. Però non lo so, vediamo se capita. Devo andare anche a prendere la parte nera di cui vi ho appena parlato, quindi probabilmente ci sta anche a recuperare una di quelle e allargare un po' il foro e tentare in tutti i modi di beccare un altro montante. Qua poi c'è da fare la mensola, che a questo punto io direi che la facciamo, punto e basta. Andrà fatta un po' con un collage la mensola, perché non ho due pezzi abbastanza lunghi. E va fatta, ok, bisogna capire lo spessore, capire come fare il foro, però ho già ordinato le staffe che mi avete fatto vedere stamattina e niente, le vediamo. Anche la mensola a fronte sarà... Allora, qualcuno mi suggeriva sulla mensola, facciamo un attimo un discorso, qualcuno mi suggeriva la mensola di farla diversa dal resto e fare tutta la mensola in alluminio, sia sopra che il fronte che il sotto, in modo tale che sia diverso e la mensola venga in alluminio frontale. Non lo so, allora, di fare uno scatolatino sull'MDF così per la mensola. Non lo so, paura faccia troppo, accenda troppo lì il fronte della mensola, mentre dovrebbe essere nero come tutto il resto. L'altra cosa da capire è il colore. Però al di là del tipo di che colore è, magari adesso mi nerpico, avvito la lampadina, prendi 220 e guardiamo che colori ho, la domanda era, allora, lì sopra, la domanda è questa, lì sopra questa parete rimane bianca, casomai ci dà una rinfrescata, questo qua rimane tutto bianco, quello lasciatelo perdere, quel set lì lasciatelo perdere, qua comunque rimane tutto bianco dello stesso colore, il pavimento rimane quello che rimane, purtroppo, lì sopra l'idea è quella di coprire un domani, ma solo se mi ritrovassi a avere problemi di polveri. Io non so, devo mettere fuori la carta, però non prima delle 10 di stasera. Se si rivelasse un problema di polvere, io la coprirei con un, non col cartongesso, ma con una fascia di plexiglass, magari anche luminosa, sempre che non rompa i coglioni a chi sta seduto qua a capo tavola, perché se non se la trova in faccia, o qualcosa di soft, con magari una scritta, una roba tipo print talk and beer, print talk and drink, una roba del genere, intanto serve a tre cose. Però, quindi da qui la domanda, finalmente ci arrivo. Il colore, che abbiamo detto che è smalto e non morario, grigino, fino alla mensola o fino in cima? Cioè quella fascia là appartiene a sotto o appartiene a qua? Quindi tutto questo scacco, anche sopra, i mobili soprattutto, diventa grigio come il sotto o diventa quello? O diventa come quello?
A me viene da fare quella fascia là bianca, perché è questo che si infila dentro quello e poi sotto invece ha lo smalto, perché quello è come se fosse un setup a parte. A me viene da fare questo, a dire la verità. Però direi che, siccome sono stanco come una merda, che abbiamo iniziato niente presto oggi, ma sono solo le 5:30 e staccare le 5:30 di venerdì è da debosciati, vado di là in casa, mi faccio un caffè, soffio il naso e respiro un po' di aria a posto. Poi apriamo queste tolle qua, che ci dovrebbe essere il grigino, che dovrebbe essere questo, un grigio azzurrino, una roba del genere. Gli diamo un'occhiata come sta direttamente sul muro, così vediamo. E magari stucco anche i buchi dei fori, così almeno siamo a posto, i fori che ho fatto ieri per montare le placchette. Però stavo pensando, quella sala lì, che adesso conterrà la stampa 3D, il bar, il tavolo della sala riunioni, che lo chiamo così, ma finiremo più che a farci le riunioni, finiremo a berci. Il tavolo che è fighissimo, o almeno mi auguro di ricordarlo figo esattamente quanto è in realtà, perché ti ricordi l'infanzia di quel tavolo, luminoso, ci sarà anche parecchia domotica, tecnologia, il bar, ho già il progetto, è una roba secondo me abbastanza interessante e particolare. Non possiamo considerare la sala della ficcanza. Per me è diventata quella la sala ficcanza, cioè doveva essere di là dove c'è il laser, però laser e verniciatura è meglio che stiano da soli, soprattutto il laser c'è sempre un bordello, ho bisogno di movimentazione intorno, non ci stavo. Per me quella è diventata la sala della ficcanza, no? Cioè voglio dire, stampi in 3D, parli e bevi, più ficcanza di questa. Allora, diamo una stoccata ai fori e una dipingiuta, qua. Facciamo un quadrato da qualche parte, facciamo un quadrato dietro l'armadio, così almeno siamo sicuri che non si vede nel caso decidessi di fare tutto bianco. Tanto qua si è sporcato di nero, porca puttana, mi rompe proprio dover dare un ritocco qua bianco, perché se faccio la fascia in alto bianca, quella mi rimane bianco. Dai, sono un po' stanchino. Sono accorto che c'era parecchio da stuccare sia qua che qua, perché anche questo è in cartongesso, e se vi ricordate in questa stanza avevo lanciato tutto l'etamaio di legno che avevo per farlo portare via, per cui alla fine della fiera si è ammaccato tutto il muro. Ora io ho stuccato, mentre non penso vediate la differenza a video. No, io la vedo, beh io la vedo, magari la vedete anche voi. Comunque è un smalto grigio opaco. Opaco però, e secondo me ci sta, è bello, si può fare, e però è talmente poca la differenza che va fatto fino a muro, cioè tutto questo set qua deve diventare di quel colore, poi qua ci tocca dare una rinfrescata e magari anche lì, là assolutamente, perché tanto cambia tutto. Però sì, io lo farei così, appena è asciutto la vernice, appena è asciutto lo stucco, carteggiata veloce, perché comunque non so quanto, forse così sì. Fuori, fuoco, fuoco. Comunque ci sta, secondo me viene bene, sta bene. Mi piace, di qua mi piace questo colore qua. Due cose. Primo, bisogna pensare a una luce, ragazzi, qua. Qua bisogna pensare a una luce, bisogna capire se il punto luce va spostato, però bisogna capirlo solo quando c'è il tavolo, e capire che cacchio di luce mettere. Una luce che faccia luce sopra il tavolo, magari due punti luce, con riportato dal centro, primo che dice UFO lo vanno. Sembra ridicolo, ma ho caricato due storie che sono stoppate a metà mentre parlavo della stabilità della connessione, quindi le ho cancellate e le rifaccio. In realtà è perché avevo l'iPhone pieno. Quando è l'iPhone pieno, Instagram distrugge le storie. Che cazzo te ne frega te se l'audio pieno? Ho capito che hai bisogno un po' di buffering e di streaming, però ad ogni modo era punto 2 oltre alla luce. Qua ho deciso che non metterò porta. Lì non metterò porta, perché l'ingresso si può fare senza porta, e perché se alzo sopra
devo alzare sopra fino a là, se no la porta poi non c'è il sopra e siamo un salon di merda. Se alzo sopra tutto per avere la porta, poi devo alzare anche il 7, quindi non ha alcun senso avere la porta. Al massimo porto più in alto solo la mazzetta se c'è un problema di polveri, ma là la porta non serve assolutamente, anche perché provate a immaginare di entrare da qua. Se entrare qua, a parte la pattumiera e a parte il bidet di Anna, qui è meglio averlo tutto aperto. Così tanto c'è già la mazzetta che fa da accoglimento, quindi niente porta. E poi metterò la porta solo qua, che però è un discorso tutto diverso, perché queste quattro porte qua mi sono fissato di volerle fare in un modo, sono quattro porte diverse, sono complicate dal punto di vista tecnico e dal punto di vista artistico. E fin quando ci vorrà un bel po' perché ci sia la porta. Terza cosa, che era quella che riguardava la connessione, Antonio, e un altro ieri e oggi un altro, mi ha fatto la domanda: perché votare per una connessione wifi quando ho disponibile una connessione filare e rischiare una perdita di potenza e di velocità? Allora, siamo tutti d'accordo che in wifi non si va veloce quanto si va col cavo. Siamo tutti d'accordo che io, sfigato di merda, non ho la fibra. La mia velocità in wifi è di 80 megabyte, una roba del genere, quindi secondo me non troppo differente da quello che è il cavo per me, che non ho una fibra, non ho idea bene quanto io raggiunga col cavo, ma non ho mai avuto grossi problemi di connessione. Ho una rete mesh, per cui tranne qualche dispositivo che è blindato alla connessione del suo eco di riferimento, tipo la stampante in ufficio non ha senso che sfrutti il mesh, la blindo su quello dell'ufficio, che mi copre decisamente tutto senza problemi. Qui non ho problemi di segnale e quindi non mi cambia niente usare il wifi. Inoltre bisogna fare un caso d'uso, cioè io qua cosa faccio? La roba pesante dove mi fa la differenza, caricare video su YouTube, fare lavori pesanti, scaricare roba pesante, la faccio dall'ufficio. In ufficio ho tutto collegato via cavo, il computer, ed è collegato attraverso un hub, perché il mio Mac non ha la presa internet. Qui invece, dalla postazione qua, attraverso il cloud, va bene, mando alla stampante la roba e stampo. Quindi la stampante non ha un cavo di rete, quindi non posso sfruttare il cavo di rete per la stampante. Il computer, se sono qua appoggiato sul tavolo che sarà qua, cazzo faccio? Tiro un cavo da lì a lì, ma che bella roba. No, non, secondo me in questo frangente non ha alcun senso votare per una connessione Ethernet. Non la tolgo perché magari un domani mi accorgo, anche se in realtà l'analisi l'ho già fatta con un'applicazione, che qua ho poca copertura o c'è problema e tutto, e allora gli sbattiamo dentro un altro ripetitore, anche se ho delle prese di rete anche qua, quindi volendo di fianco al bidet di Anna, quindi volendo potrei benissimo attaccarlo anche di lì, sempre ammesso che queste prese di rete funzionino, non le abbiano fatte come questa o come quella dove c'è il laser che non funziona. Prima o poi devo sbrindarlo tutto la questione della rete, perché in casa funziona tutto bene per il semplice motivo che non ce ne sono, mi è venuto in mente adesso, che le ho tirate tutte io, perché erano solo in ufficio e le ho tirate tutte io. Qua invece quelle che hanno fatto, che ha fatto questa parte del capannone, non funzionano. Però ho prese di rete ovunque nel muro, il muro vero, che sono le prese del capannone. Pensate che in camera da letto ho 5 prese di rete a muro, funzionanti. Se le attacco sono funzionanti. Che cazzo me ne faccio, non lo so. Allora, questo è asciutto, si è scurito un ciccinin. Non so che ore sono. Sono le 6:30, tritiamo ancora un po', ma almeno fino alle 7. E ridipingiamo la parete, almeno poi anche quella è asciutta, proteggiamo giusto un po' per terra perché non sono molto performance e lo dipingiamo. Devo usare un rullo grande che poi non ci ho mai voglia, no. E ne abbiamo strafottere di rulli e usiamo un rullo grande. Poi io sinceramente i rulli tutti uguali per me. Prima mano, perché ci vorrà più di una mano, non è molto coprente, diciamo che non è coprente per un cazzo. E ecco perché non si disegnano i mobili sui muri, vabbè, ma me l'aspettavo. Casomai lo miscelo meglio, perché l'ho miscelato a mano, lo miscelo con la frusta che va bene. Quello che non capisco di questo smalto,
parte la quantità di mani che ci vorranno. E perché puzza di citronella? Perché sa di citronella? C'è proprio odore di citronella qua dentro. Sarà uno smalto anti zanzare? Non lo so. Comunque, sono quasi le 7. Sono quasi le 8. E io direi che ci fermiamo qua. Considerando che lo show è iniziato alle 8 oggi, direi che abbiamo fatto 12 ore e abbiamo recuperato abbondantemente la giornata di schifo dell'altro giorno, dove non ero in vena. Diamo solo un'occhiata, si accende di là, devo risolvere anche questa cosa qua. Diamo un'occhiata ai pezzi verniciati. Vediamo se c'è qualche bella magagna. Allora, devo dare una pulita anche i filtri. Ok, questo l'ho già sporcato. Ok, questo direi che c'è, si può usare. Abbiamo usato anche il rack per la prima volta. Ok, quello lì non è pieno perché non è bordato, però c'è. E questo non ci frega tanto del sotto, che ce ne battiamo abbastanza. Infatti non ho neanche stuccato dopo, ho messo i groppini, tanto ripeto è il sotto, ci frega del bordo, che però direi che c'è tutto. Queste erano le separazioni a cui mi riferivo, però comunque qualsiasi mobile bordato, e questi sono belli pieni. Dai, allora domani non facciamo stampa 3D, anche perché sono indietro con la progettazione dei pezzi da stampare. Ho iniziato 4 progetti in Fusion e non ne sto portando a termine neanche uno, di cui uno veramente veramente complesso, che è quello della luce segnalatore. Questo invece, per aggiungere la guida digitale, è un po' più facile, circa quasi, però non sono ancora pronto. Direi che andiamo avanti qua domani. Finiamo indubbiamente il cablaggio elettrico, risolviamo questo problema, per cui state sul pezzo per favore. Finisco di verniciare qua e montiamo il top e tagliamo quello. E magari iniziamo la mensola. Magari iniziamo la mensola, dovrei avere tutto per fare la mensola. Perché domani arrivano le staffe, c'è il problema di fare il foro da 10 dritto nella mensola, però ho una mezza idea. E mi è avanzato giusto uno sbrincicchio di vernice, proprio mezza tazza, per fare il fronte della mensola. La mensola la faremo da 40, o meglio 38, perché almeno la facciamo da 38 e sarà un collage di merda. E se poi avanza tempo, vediamo di scollare anche questo per settimana prossima. Sono stravolto. Ci vediamo domani. Ho mentito. Ho dato anche le altre due mani, bagnato su bagnato. Ora non ci sono più i mobili sul muro. Ancora non è asciutto, però non ci sono il muro. Ora, poi non potevo perdere l'occasione di spararmi da 12 ore. Metto fuori la pattumiera, svito la lampadina, perché si spegne solo così, e fresco come una rosa vado all'aperitivo con gli altri maker. Magari prima mi do una lavata per il loro bene. Ci vediamo comunque domani, che questo non è più da fare.